Lexio Divina, mercoledì 16 agosto 2023, tempo ordinario. Lettura del Vangelo secondo Matteo 18:15-20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Riflessione. Nel Vangelo di oggi e di domani leggiamo e meditiamo la seconda parte del discorso della comunità. Il Vangelo di oggi parla di correzione fraterna e di preghiera in comune. Quello di domani parla di perdono e riporta la parabola del perdono senza limiti. La parola chiave di questa seconda parte è perdonare. L'accento cade sulla riconciliazione, perché ci possa essere riconciliazione che permetta il ritorno dei piccoli. È importante saper dialogare e perdonare, poiché il fondamento della fraternità è l'amore gratuito di Dio. Solo così la comunità sarà un segno del regno. Non è facile perdonare. Certi magoni continuano a martellare il cuore. Ci sono persone che dicono: perdono, ma non dimentico. Risentimento, tensioni, scontri, opinioni diverse, offese, provocazioni rendono difficili il perdono e la riconciliazione. L'organizzazione delle parole di Gesù nei cinque grandi discorsi del Vangelo di Matteo indicano che alla fine del primo secolo le comunità avevano forme ben concrete di catechesi. Il discorso della comunità, per esempio, riporta istruzioni attualizzate di come procedere in caso di qualche conflitto tra i membri della comunità e di come trovare criteri per risolvere i conflitti. Matteo riunisce quelle frasi di Gesù che possono aiutare le comunità della fine del primo secolo a superare i due problemi più acuti che dovevano affrontare in quel momento, cioè l'esodo dei piccoli a causa degli scandali di alcuni e la necessità di dialogo per superare il rigorismo di altri ed accogliere i piccoli, i poveri, in comunità.
Matteo 18, 15-18. La correzione fraterna e il potere di perdonare. Questi versi riportano norme semplici di come procedere in caso di conflitto in comunità. Se un fratello o una sorella peccassero, se avessero un comportamento non secondo la vita della comunità, non si deve subito denunciarli. Prima bisogna cercare di conversare da soli con loro. Poi bisogna cercare di sapere i motivi dell'altro. Se non si ottengono risultati, allora bisogna portare due o tre persone della comunità per vedere se si ottiene qualche risultato. Solo in casi estremi bisogna esporre il problema a tutta la comunità. E se la persona non volesse ascoltare la comunità, allora che sia per te come un pubblicano o un pagano, cioè come qualcuno che non fa parte della comunità. Non sei tu che escludi, ma è la persona, lei stessa che si esclude da sé. La comunità riunita non fa altro che constatare e ratificare l'esclusione. La grazia di poter perdonare e riconciliare in nome di Dio fu data a Pietro, agli Apostoli e qui, nel discorso della comunità, alla comunità stessa. Ciò rivela l'importanza delle decisioni che la comunità assume in rapporto ai suoi membri. La preghiera in comune. L'esclusione non significa che la persona viene abbandonata alla propria sorte, no. Può essere separata dalla comunità, ma mai sarà separata da Dio. Nel caso in cui la conversazione nella comunità non dia risultato e la persona non voglia integrarsi nella vita della comunità, rimane l'ultima possibilità di rimanere insieme al Padre per ottenere la riconciliazione. E Gesù garantisce che il Padre ascolterà. Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Matteo 18:20. La presenza di Gesù in comunità. Il motivo della certezza di non essere ascoltati dal Padre è la promessa di Gesù. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è il centro, l'asse della comunità e, come tale, insieme alla comunità, pregherà sempre con noi, il Padre, affinché conceda il dono del ritorno al fratello o alla sorella che si sono escluse.